rubargli il pallone. 2-10 da giocare. Bisogna andare a chiudere sulla fuga di Paskovic. Figlioli con un treno. E qui però c'è il fallo da parte del giocatore azzurro. Esclusione per lui. Finisce la partita di Pietro Figlioli. Radovic. E arriva il gol del meno uno. Quanto bisognerà soffrire fino alla fine. E l'ingenuità costa cara di questa palla buttata via lì sulla tre quarti offensiva con la controfuga montenegrina. Radovic va a realizzare la rete che riapre il match a 1.57 dal termine. Incredibile, questa è la palla a nuoto, tre gol, il primo quello di Ivovic del meno due, ora la cattiva gestione dell'attacco, un tiro precipitoso di Fondelli che regala una controfuga su cui Pietro Figlioli deve intervenire ad evitare il peggio, però il fallo è un fallo tattico che costa caro con l'espulsione di quest'ultimo giocatore, il tiro immediato di Radovic. E il peggio purtroppo si concretizza in maniera anche beffarda, perché Pietro Figlioli non potrà neanche più rientrare in acqua. Urla l'Olimpica Aquatic Stadium, Italia, adesso sono gli azzurri sostenuti dal pubblico. Gitto per Cristian Presciutti, carica il destro, il pallonetto, spigolo della traversa. No, 88 secondi alla fine dell'incontro. Radic non ha compagni da servire, ovviamente vanno in pressing tutti gli azzurri. Il primo a farsi vedere è Paskovic. Va a tamponare la difesa azzurra. Da Ivovic a Radovic, su di lui Velotto. Controlla Drasko Bergulian. Ancora Radovic. Lo fronteggia Velotto. Tempesti c'è! Tempesti! Un minuto ancora, la parata dell'Albatros di Prato. Con Campagna che chiede ai propri giocatori di andare velocemente davanti la porta difesa da Radic. Ancora un time out che può giocarsi il CT azzurro. 10 secondi però restano all'Italia con Nicolas Presciutti. Aicardi dalla distanza, il tiro! Aicardi! E medaglia! Aicardi! Ed è bronzo! 35 secondi, yeah! Due gol! Il bronzo è quasi sul collo degli azzurri! La rete di Matteo Aicardi, il cavaliere mascherato, col suo mantello, porta l'Italia sul podio! Che cosa ha preso da casa sua? Un rimbalzo beffardo, il palo interno con Radic a due mani che è superato, la disperazione sulla panchina. Adesso facciamo correre questi secondi, lavoriamo bene con le gambe senza commettere fallo e la medaglia sarà nostra. Con pazienza e adesso anche con umiltà e attenzione, concentrazione allo stato puro deve essere il set bello Di Fulvio lì a provare a bloccare Radovic, poi gli lascia un pochino di spazio. All'Italia va bene che il Montenegro occupi tutti i propri 30 secondi, ma anche la traversa ci dà una mano. E poi questo è un tentativo di affogare Aicardi da parte di Drasko Bergulian. Il time out che Sandro Campagna si concede in questo momento. Tutti al centro della vasca, c'è anche un cartellino giallo, rosso anzi, per Drasko Bergulian, che finisce qui per proteste la propria gara, la propria finale per il bronzo. E allora 16 secondi dalla fine. Il CT italiano alla sua nona Olimpiade nelle varie vesti di giocatore, accompagnatore, telecronista, e il CT della Grecia e il CT dell'Italia sta disputando, sta per raccogliere un bronzo meritatissimo per un'Italia che da Londra ad oggi ha portato 7 esordienti in questa squadra, 7 cambi che non tutte le nazionali, quelle che si stanno riproponendo in questa fine di torneo, hanno avuto il coraggio di cambiare, di ruotare in questo quadriennio. Sette bello che non andrà alla conclusione con ogni probabilità, perché siamo in superiorità numerica, 16 secondi al termine. Francesco Di Fulvio, congeliamo questa palla, teniamocela in mano fino alla fine, il Montenegro non attacca, 10 secondi, Di Fulvio, poi di vicino ancora Cristian Presciutti, vuole il pallone
anche Nicolas Presciutti. Eccoli qui i fratelli ad abbracciarsi, Christian e Nicolas Presciutti. È bronzo olimpico per il sette bello. Il sette bello torna sul podio dopo 4 anni, anche su un gradino più basso, ma è sempre lì, è sempre la conferma che la pallanuoto italiana vale tantissimo nel panorama internazionale. È la conferma che oltre l'ex compartimento slavo c'è sempre e solo l'Italia a potersi giocare piazzamenti che contano, titoli importantissimi, medaglie pesanti come questo bronzo olimpico.